Ciao ragazzi, un grosso saluto da parte mia, Luca Di Leonardo, dallo staff di tuttofantacalcio.it. Nuovo video riguardante le delusioni di queste prime 28 giornate di campionato. Più che altro giocatori che magari sono stati pagati in sede d'asta un alto prezzo, ma che effettivamente hanno tradito le aspettative dei fantallenatori che hanno puntato su di loro. Prima di iniziare questa analisi vi ricordo di scriverci qua sotto nei commenti riguardo i vostri dubbi di formazione per la prossima giornata, riguardo eventuali scambi aperti che vi hanno proposto, e vedere un po' come vi possiamo consigliare, e chiaramente anche una vostra analisi riguardo i giocatori che faremo durante questo video. Per quanto riguarda invece il nostro canale Facebook, vi ricordo che abbiamo aperto i nostri mini abbonamenti con la quota di 1,99. Diventate sostenitori di Tutto Fantacalcio, che vi dà diritto a entrare nel gruppo segreto di Tutto Fantacalcio su Facebook, e avrete supporto quotidiano e continuo da parte della nostra redazione per schierare la miglior formazione possibile. In queste ultime 10 giornate magari vi serve un supporto ulteriore per raggiungere la vittoria o il podio o salvare la vostra fantasquadra. Per quanto riguarda l'analisi delle delusioni, il primo nome in porta è sicuramente Stracoscia della Lazio. Era lui il titolare lo scorso campionato. In 38 presenze era stato uno tra i migliori di reparto, quest'anno ha collezionato appena 6 presenze perché Reina gli ha preso il posto. È vero che già nelle nostre guide avevamo detto che c'era questa possibilità, ma sicuramente non ci saremmo aspettati questo Stracoscia con appena 6 presenze in campionato. Altro nome che ha tradito le aspettative è Paolo Lopez della Roma. Lo scorso anno non era andato benissimo, ma almeno era titolare. Quest'anno ha giocato solo la seconda parte, per di più evidenziando le grossi limiti difensivi che ha lui, e che ha la Roma ovviamente. Per lui ricordiamo anche i 2 gol subiti contro il Napoli, uno dalla sua parte su punizione e l'altro è uscito un po' a metà, quindi i fantallenatori che hanno puntato su Paolo Lopez sicuramente non sono contenti del suo rendimento. Terzo nome, Sirigu del Torino. Già lo scorso anno l'avevamo messo tra i flop del campionato 2019-2020, pensate che ha la stessa identica media della scorsa stagione, quindi anche in questo caso è da considerare un flop. Andando al capitolo difesa, il primo nome è De Ligt della Juventus. Lo scorso anno sempre titolare, meno infortunato rispetto a questa stagione, ma il dato che conferma il suo basso rendimento è il fatto che lo scorso anno chiuse il campionato a 4 gol in stagione, quest'anno è ancora a 0 gol. Altro nome sconsigliato in difesa che ha tradito le aspettative è Di Lorenzo del Napoli. Lo scorso anno pensate che fece 3 gol e 3 assist con un'ottima media, quest'anno troppe insufficienze e appena un gol e un assist. Altro nome che ha tradito le aspettative in difesa è Smalling della Roma. Lo scorso anno chiuse la stagione con 3 gol e un assist e una titolarità garantita e soprattutto una sufficienza garantita in ottica modificatore. Quest'anno lui, anche lui fastidiato da diversi infortuni, ha collezionato appena 14 presenze con una media insufficiente e appena un assist in stagione. Andando al capitolo centrocampo, il primo nome è sicuramente Kulusevski della Juventus. Sapevamo benissimo, già detto anche durante la guida estiva, che Kulusevski non poteva sicuramente avere il rendimento della scorsa stagione con 10 gol e 8 assist, ma quest'anno appena 3 gol e un assist, e di titolarità ne abbiamo vista ben poca. Altro nome che ha tradito le aspettative a centrocampo è Rajan Nainggolan. Lo scorso anno al Cagliari 6 gol e 5 assist, quest'anno nella prima parte di stagione non ha visto il campo. Quando è poi passato al Cagliari, sicuramente se nella Lega era ancora libero è stato pagato non poco, ma per lui appena un gol in stagione sino ad adesso. Altro nome che ha deluso a centrocampo è Arturo Vidal. Chiaramente da lui ci aspettavamo sicuramente qualcosa di meglio, è stato anche pagato non poco in sede d'asta, ma per lui appena un gol in stagione. Chiudendo, per quanto riguarda l'attacco, il primo nome è Ciro Immobile. È vero che nessuno si aspettava di arrivare a 36 gol come la scorsa stagione, ma quest'anno in 25 presenze e 14 gol ed è stato pagato come un super top di reparto. Altro nome che ha tradito le aspettative è Paul Dybala. Lo scorso anno è eletto miglior giocatore 2019-2020 con 11 gol e 6 assist, quest'anno appena 2 gol e 2 assist e tantissimi infortuni. Ultimo nome in attacco è Edin Dzeko. Lo scorso anno 16 gol e 4 assist e una titolarità praticamente garantita, quest'anno appena
7 gol e 0 assist all'attivo, è una titolarità non garantita sia per demeriti suoi sia anche per l'alterco avuto con Fonseca a gennaio. Ecco quindi ragazzi una breve analisi dei giocatori che hanno tradito in queste prime 28 giornate di campionato. Vi ricordo di scriverci chiaramente qua sotto nei commenti la vostra idea sui nomi che abbiamo fatto, se avete il mercato aperto ed eventuali scambi che vi hanno comunque proposto, potete scriverci qua sotto e vi aiuteremo a decidere se sia o no uno scambio convenevole per voi. E vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook abbiamo attivato il pulsante diventa sostenitori, mini abbonamenti a tutto Fantacalcio con 1,99 euro al mese, verrete inseriti nel gruppo segreto su Facebook e avrete a disposizione quotidianamente il supporto di tuttofantacalcio.it, oltre chiaramente ad avere priorità nelle tante dirette che facciamo di preparazione alla giornata, e chiaramente sostenete i nostri contenuti, e di questo vi ringraziamo assolutamente. Per ora è tutto ragazzi, appuntamento ai prossimi video e alla prossima live per la 29esima giornata. Un grosso saluto da parte mia, Luca Di Leonardo, e dallo staff di tuttofantacalcio.it è tutto. Ciao ciao!